In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: Io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio. E chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono, davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Che posso fare per lei, Mr. Kowalski? Sono venuto a confessarmi. Oddio del cielo, che cosa ha fatto? Niente, vede di non scaldarsi. Cosa sta per fare? Me la fa questa confessione o no? Da quanto tempo non ti confessi? Ma mai confessato. Quali sono i tuoi peccati, figliolo? Beh, nel 1968 baciai Betty Jablonski alla festa di Natale in fabbrica. Dorothy era nell'altra stanza con le altre mogli. Un gesto spontaneo. Sì, continua. Poi ho fatto $900 vendendo una barca e un motore. Non ci ho pagato le tasse. È come rubare. Sì, poi? E infine, non ho mai avuto un buon rapporto con i miei due figli. Quasi non li conosco. Sono due estranei. Tutto qui? Tutto qui. Io ci ho sofferto quasi tutta la vita. Di 10 Ave Maria e 5 Padre Nostro. Dio ti ama e ti perdona. E io ti assolvo da tutti i peccati. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie, Padre. Il film è Gran Torino. Lui è Clint Eastwood. È la sequenza della confessione di Walt Kowalski, l'anziano burbero e rozzo protagonista del film. Uomo ancora in forze, ma segnato dalla guerra in Corea e dalla recente morte della moglie, decide di fare la grande confessione della vita. Il prete accoglie Kowalski con sorpresa. Forse spera che la confessione porti a galla i vari omicidi della guerra, ma non è così. La cosa che tormenta di più gli uomini non è mai quella che gli hanno ordinato di fare, dirà Walt. In guerra i soldati uccidono, loro malgrado, per obbedire a maledetti comandi che arrivano dall'alto. Ma nella vita di ogni giorno sei costretto a decidere personalmente. E qui il peccato assume proporzioni diverse. È il libero arbitrio l'alveo del peccato. È qui che si sprigiona il virus che infetta la coscienza. Occorrono allora due vaccini potenti, la consapevolezza e l'umiltà. Mr. Kowalski, uomo intelligente e acuto, ha una buona consapevolezza di sé. Doveva solo vincere il nemico più grande, l'orgoglio. Nel momento in cui lo fa e mette in campo la virtù dell'umiltà, si confessa e lo fa bene, cosa fra l'altro non pienamente capita dal giovane prete confessore. Ma non importa, il prete, lo sappiamo, è solo strumento. Ora, tornando al Vangelo, Gesù provoca gli scribi e i farisei sull'atteggiamento morale, sul loro atteggiamento morale. E gli dice: non è la legge che indaga la coscienza.
Il comandamento non uccidere regola un confine dove l'andare oltre minaccia la sopravvivenza del popolo di Israele e della stessa specie umana, se volete. Ma se io sono o non sono peccatore, non dipende dal rispettare o meno quel confine. Come in un campo di gioco delimitato da linee di confine, se io sto fuori dal campo, vuol dire che sto fuori dal gioco. Se paradossalmente tutti stanno fuori, vuol dire che finisce tutto. Ma se uno sta in campo e non si mette in gioco, fa quasi peggio di chi sta fuori. Diventa un intoccabile che si fa forza solo dell'aver obbedito alla regola del confine. Ma pensate uno così in un campo da gioco con bambini che si azzuffano per la palla. Diventa un intralcio per tutti. Gesù ti vuol dire, ok, non hai ucciso nessuno e mi sta bene, ma ti sei messo veramente in gioco nella tua vita. Perché se hai giocato, certamente avrei fatto lo sgambetto a qualcuno, commesso qualche fallo di gioco, insultato l'arbitro. Qualcosa nel gioco, come nella vita, succede sempre. Allora ne hai preso consapevolezza. Ti sei scusato con l'avversario, hai chiesto perdono, perché la sciatteria di chi non si accorge della vita sarà pagata fino all'ultimo spicciolo. Ecco, penso nel commento di aver già inserito le domande e che appunto sono quelle di prendere consapevolezza della nostra vita, dei nostri sbagli, dei nostri errori, delle nostre relazioni con gli altri. Ne prendiamo consapevolezza, abbiamo l'umiltà di chiedere perdono, lo abbiamo fatto con qualcuno, lo dobbiamo fare con qualcun altro. E il film, ovviamente l'avete capito, è appunto Gran Torino di Clint Eastwood. Bellissimo film. E già qualcosa vi ho detto, spero di non aver spoilerato troppo. Guardate proprio la postura del protagonista, appunto, di Clint Eastwood, che interpreta Walt Kowalski, la postura di quest'uomo nella scena finale. Nella scena in cui compare per l'ultima volta.